complimenti per l'ottima prestazione in crescita, già col punto d'era ti eri comportato bene, stasera ancora meglio. Vi siete regalati un sogno al Marassi, non era facile stasera contro una squadra di categoria superiore, siete già a buon punto. Come valuti la tua prestazione e quella della squadra? Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita di sacrificio contro una squadra che comunque si notava che era di categoria superiore, però questo dimostra che con l'umiltà e il sacrificio si possono raggiungere determinati obiettivi e ci si possono togliere delle soddisfazioni. È una partita che comunque gli dà anche una grande spinta morale, no? Una vittoria, quali sono le impressioni a casa, nello spogliatoio, come l'avete presa? Sì, diciamo che c'eravamo ci promessi di fare una grande partita, poi si sa a vincere, diciamo, aiuta a vincere, quindi aiuta a far salire il morale e siamo contenti di questo sogno, diciamo, di andare a giocare al Marassi e ci metteremo tutta anche domenica o sabato per la partita. Senti, per te era una specie di tempo che tu sei di queste parti? Sì, 20 minuti, 20 minuti da qua. Dicevo che ci hai messo di vasto. Di Vasto, vicino Vasto, si sono andato a Vasto. E per questo insomma il giocatore ci hai messo un po' di più di... No, diciamo che io quest'anno mi sono ripromesso che ogni partita devo uscire dal campo con... Se non ho dato il 100% non esco dal campo, quindi quest'anno mi sono ripromesso questa cosa perché gli altri anni non sono andati come dovevano andare, come avevo detto, cioè come desideravo, quindi quest'anno ce la metterò tutta per fare un tempo. Ecco, sei contento della tua prestazione? Sì, sono contento, mi sto allenando bene, sto bene fisicamente, sono contento. Cosa è cambiato rispetto alla sicurezza? Cosa senti cambiare? Ma sicuramente essendo, non lo so, forse ho avuto un processo di maturazione un po' più, cioè quest'anno mi sento più maturo rispetto agli altri anni, mi sento più pronto, ecco. Poi logicamente giocando partita dopo partita uno acquista sempre più fiducia e così si migliora, diciamo. Il mercato posso? Il mercato è ancora aperto. Insomma, nei piani della società forse sei ancora sotto giudizio anche per il tecnico. Ti pesa questa situazione? Come la stai vivendo? No, non mi pesa, assolutamente no, non mi pesa. Quello che deciderà la società, quello farò. Quindi io do il 100%, se poi decidono che devo restare bene, altrimenti si prendono altre piste. Però insomma sono contentissimo di giocare con questa maglia. Il mister disse che conta tantissimo per un giocatore, per un giovane, avere la fiducia della squadra. Tu senti questa fiducia? Sì, sento questa fiducia. Il mister è un grosso motivatore, è una persona che ti dà moltissima fiducia, te la fa sentire. E anche il gruppo è un gruppo molto unito e coeso, quindi siamo sulla giusta strada. Ok. Grazie.